Prima di iniziare con la visione di questo video, guardatemi. Ok, questa è la faccia di una che ha letto pochissimo. Benvenuti nel consueto appuntamento di inizio mese con il wrap-up del mese di maggio, quindi dello scorso mese che è appena finito, e del TBR del mese di giugno che sta iniziando proprio oggi, ora, vi ho appena detto. Maggio è stato un mese infernale con tantissime variabili, piacevoli o meno piacevoli. Ma in ogni caso variabili che mi hanno impedito di avere del tempo libero perché fortunatamente si lavora dopo 2 anni di fermo praticamente. Finalmente stiamo organizzando degli spettacoli e questa è una possibilità pazzesca di cui sono estremamente felice, ma è anche una possibilità che mi porta via tantissimo tempo perché comunque è il mio lavoro e questo è. In più si sono aggiunte delle altre variabili un po' più frivole, diciamo. Che fortunatamente hanno portato via altro tempo, quindi sostanzialmente letture ne ho fatte poche. Se mi avete seguito su Instagram sapete anche già di cosa stiamo parlando. Adesso vi faccio vedere che cosa ho letto, che voto gli ho dato su Goodreads. Se non mi seguite su Goodreads, qua sotto trovate tutto. E quindi direi che possiamo incominciare. Allora, abbiamo parlato nell'ultimo wrap-up della lettura che stavo facendo a cavallo, diciamo, tra i 2 mesi. Ovvero Mary Poppins di Pamela Lyndon Travers. L'avevo appena iniziato, l'ho continuato un po' a fatica perché non è una grandissima lettura, sinceramente. Io ho nella testa la storia del film. Qua è tutto stravolto, quasi tutto stravolto. Tutto è combinato come il libro della giungla, per intenderci. Non mi ricordo se, forse sì, avevo fatto la recensione qua sul canale. Tutto suddiviso in mini racconti con filo conduttore, i personaggi che conosciamo, ma in una veste decisamente non molto attinente con i personaggi che conosciamo. Quindi, a questa lettura io ho dato 2 stelline. 2 stelline perché Mary Poppins, ve l'ho detto ieri nel wrap-up dei film che ho visto, è uno dei miei film Disney preferiti, chiaramente. Mi fa piangere tutto quello che riguarda il personaggio di Mary Poppins, lo adoro. E questo libro è stato un po' una delusione, quindi 2 stelline e basta. Invece, una rilettura da 5 stelline è stata Affari di famiglia di Francesco Mozzopappa. Umorismo meraviglioso. La storia è intrigante da matti, c'è del mistero, è tutto bellissimo, è veramente tutto bellissimo, non so che altre parole utilizzare. Praticamente è una storia un po' black humor che parla di questa famiglia aristocratica in decadenza gestita da questa donna, Maria Vittoria, se non mi ricordo male. Che è anziana, c'ha il figlio che è uno scemo e via dicendo, e cosa fa in scena per ottenere dei fondi sostanzialmente per far svegliare suo figlio il suo rapimento. Quindi praticamente si rapisce da sola, si nasconde e da qui conosciamo anche altri personaggi esilaranti, è tutto bellissimo, è tutto bellissimo. Cioè, quando rileggo questo libro non posso fare a meno di ridere perché è stupendo. Davvero stupendo, quindi 5 stelle se le meritava tutte. Poi, libri in lettura, ne ho 2, sto cercando di leggere 2 libri in contemporanea perché sono 2 libri completamente diversi. Uno è una rilettura, l'altro è una lettura da nuovo. Rilettura per I no che aiutano a crescere di Asha Phillips, un saggio di pedagogia che insegna appunto la valenza della parola no nelle varie fasi della vita di un bambino, quindi da quando è un neonato fino a, mi sembra, alle elementari, le medie, giù di lì. Mi ricordo che l'avevo letto 10 anni fa praticamente, ero ancora abbastanza piccola e non mi ero ancora addentrata del tutto nel mio lavoro per il quale un saggio di questo tipo è essenziale. Ho finito la prima parte che riguarda i bambini neonati, devo ancora iniziare la parte degli infanti, quindi dai 2 anni in su. Che dire, mi sta piacendo, mi era già piaciuto all'epoca, lo sto capendo un pochino di più, però appunto è una lettura sul quale bisogna concentrarsi, non è una lettura di piacere, cosa che invece è La vera storia di Capitanuncino di Pierdomenico Baccalario, che è praticamente la storia della vita di Capitanuncino con una mini attinenza storica e molta fantasia da parte dell'autore.
L'ho appena iniziato perché ho detto, cavolo, sta finendo il mese di maggio, il 21 giugno devo uscire il 5 per un autore e mi mancano ancora i due libri più lunghi di questo autore, quindi mi devo muovere. Allora ho deciso di iniziare andando contro i miei principi di lettrice monogama, sostanzialmente, e leggere anche questi in contemporanea con Nino che aiutano a crescere, perché tutto sommato credo che Baccalario sia uno di quegli autori da lettura leggera. Quindi, boh, adesso mi concentrerò principalmente su questo perché il dovere chiama e questo. Sarà monotono, l'ho già fatto un video monotono fino a questo punto, ma questo passa al convento. Io mi ero ripromessa di leggere 6 libri questo mese, ma no, non è andata. Ci speravo, ma non è andata. Però recupererò quest'estate. Quest'estate avrò tanti viaggi in programma, viaggi in treno, peregrinazioni varie ed eventuali, quindi troverò il modo di leggere un po' di più tra mezzi, vacanze, mare, piscina e via dicendo. Quindi scialla, so perfettamente che questo, sapevo già all'epoca perfettamente che questo era un mese d'inferno e che sarà anche giugno un mese d'inferno, penso. Quindi vi ripropongo le letture che mi ero proposta di fare a maggio e che non sono riuscita a fare. Prima tra tutti, quando avrò finito questi 2 libri di lettura, L'ombra di Amadeus, sempre di Pier Domenico Baccalario, ultimo libro dei 5 che ho scelto di questo autore. Ve ne avevo già parlato, quindi passiamo direttamente agli altri due, di cui vi avevo anch'esso già parlato nell'ultimo wrap-up. Andatevelo a recuperare così evito di farvi discorsi ripetitivi. Shelley King, Tutta colpa di un libro, che ho ottenuto con il Book Exchange. Mi ispira, parla di libri, libri che parlano di libri a me piacciono, quindi. Credo tra l'altro sia un romance, sembra proprio dalla premessa, sembra un libro che mi può piacere e leggero soprattutto. E infine La notte dei desideri di Michael Ende, che è un autore che a me piace molto, quindi mi auguro non sia una delusione. E questo è quanto, sono stata ripetitiva, però questo è quanto. Io spero veramente di riuscire a rimanere in pari, soprattutto con la programmazione dei video, perché già a maggio vi ho fatto lo scherzetto del Bookshelf Tour, ho saltato 2 appuntamenti. Insomma, io so che alcuni di voi mi seguono con piacere, però avrei bisogno di una pausa, ma non me la prendo perché dico, cavolo, adesso il canale sta prendendo piede nella maniera giusta, non posso abbandonare adesso, quindi ci proverò. Proverò a programmare tutto con anticipo e è il meglio che vi posso augurare come spettatori. Purtroppo, abbiate pazienza, ci saranno momenti nel quale sarò un po' più puntuale. Fatemi sapere nei commenti se queste letture che ho fatto, che farò, che sto facendo, vi hanno ispirato e che cosa state leggendo voi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 3 di giugno con Spreferiti di Jo. Invece ci vediamo con il prossimo wrap up e TBR delle mie letture il 1° di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima.